Benvenuti a tutti. In questo momento vi do il benvenuto al congresso sui resti umani che abbiamo voluto fortemente al Parco Archeologico di Pompei con la parte del ciclo del Museo Egizio di Torino. E lascio la parola, dato che la dottoressa Russo purtroppo oggi non può essere presente, al dottor Francesco Muscolino, funzionario del parco e il responsabile del procedimento per questa conferenza. Francesco, a te la parola. Buongiorno a tutti. Per incarico della dottoressa Alfonsina Russo, direttora di interim del Parco Archeologico di Pompei, che è a Roma, per impegni istituzionali già fissati, porgo i migliori saluti agli intervenuti al presente convegno internazionale, con l'augurio che questa circostanza possa essere una proficua occasione di confronto e di dibattito su un tema molto delicato anche per le sue implicazioni etiche, cioè quello dei resti umani in archeologia. Questo convegno parte, se così possiamo dire, da lontano ed è stato fortemente voluto dal professor Massimo Sanna nel periodo della sua direzione del Parco Archeologico di Pompei, in partnership con il Museo Egizio di Torino, qui rappresentato dal direttore Cristian Greco. Mi sia consentito, come responsabile del procedimento, ringraziare il professor Osanna, il dottor Greco e last but not least la dottoressa Russo, che nel suo interim ha sostenuto in ogni modo questa iniziativa. E ringrazio ancora quanti hanno contribuito in maniera determinante all'organizzazione, in particolare Valeria Moretti e l'architetto Anna Maria Mauro, e per il costante supporto organizzativo il signor Coppola. Passo adesso la parola al professor Massimo Sanna, che illustrerà questa partnership e introdurrà i lavori con il dottor Greco. Grazie. Penso che, considerato che la maggior parte dei presenti sono di lingua italiana e gli altri credo comprenderanno l'italiano, ci possiamo anche, ognuno può parlare la lingua che vuole, insomma, cioè, gli inglesi parleranno, gli anglofoni parleranno in inglese, gli italiani possono parlare in italiano, ovviamente le domande poi possono essere anche in inglese o in altre lingue. Brevemente, una breve introduzione insieme all'amico Cristian Greco con cui si è pensata questa conferenza, che è stata ovviamente la cui idea prima viene da Valeria. L'arrivo di Valeria Amoretti come funzionario antropologo fisico qui a Pompei ha segnato una svolta nelle ricerche su questo argomento. Un argomento questo che, come vedrete, in maniera quasi paradossale, nonostante Pompei sia uno dei luoghi forse privilegiati per gli studi di antropologia fisica, un argomento che era stato non sempre trattato nel corso dei secoli della seconda vita di Pompei in maniera adeguata. L'amico Cristian Greco dirà, come dire, presenterà il framework anche filosofico-concettuale che ci ha portati a organizzare questo convegno e a definire le linee programmatiche. Io volevo invece portare l'accento sulla nascita di questo convegno, e quindi di conseguenza interesse sistematico verso i resti umani a Pompei nell'ambito del grande progetto Pompei. Come tutti sanno, il grande progetto Pompei, che sta in fase di chiusura quest'anno dovrebbe, ha visto impegnato tutto il personale pompeiano del Parco Archeologico, non solo lo staff del grande progetto, da allora diretto all'inizio dal generale Nistri, ora dal generale Cipolletta, in un impegnativo lavoro di salvaguardia di Pompei, in un'articolazione che prevedeva numerosi piani di intervento, il cui più cospicuo era quello delle opere, perché, come potete immaginare, la situazione a Pompei, dopo anche l'interesse mediatico scaturito all'indomani del crollo della scuola al Maturano, diciamo,
era particolarmente forte, la situazione era particolarmente critica, il crollo della scuola maturata è stato solo la punta dell'iceberg di una situazione che era particolarmente drammatica per quanto riguarda la sicurezza, la messa in sicurezza dell'area, lunghi anni senza manutenzione programmata e ordinaria avevano creato una situazione di dissesto pervasivo, quindi c'era bisogno di un progetto che portasse subito un impegno concreto all'interno della cinta archeologica e soprattutto un impegno veloce. L'obiettivo era un po' fare bene, ma fare anche presto, perché i soldi europei ovviamente hanno una scadenza. Il successo di questa iniziativa, di questo grande progetto, si deve soprattutto al personale del parco archeologico. Non posso ovviamente ringraziare tutti e citare tutti, però ricordo che una svolta determinante fu data nel 2012 dall'assunzione di 20 nuovi funzionari architetti e archeologi che hanno portato con la loro preparazione, la loro passione, veramente una nuova atmosfera a Pompei, una nuova, nuovi interventi in maniera molto concreta all'interno del sito. Poi accanto a questi si è creata la struttura di supporto del grande progetto con altri tecnici, insieme ai carabinieri che hanno dato anche loro una svolta significativa, soprattutto nelle procedure di gara, nel monitoraggio dell'anticorruzione. E poi ancora 20 nel 2014 fu fatto un bando per una segreteria tecnica che portò a Pompei altri architetti, altri soprattutto ingegneri che fino allora non erano assenti. Questo grande team ha permesso di portare avanti dei lavori pervasivi di messa in sicurezza in tutta l'area, con varie gare d'appalto che sono procedute parallelamente, i cui lavori sono proceduti appunto parallelamente in modo da terminare tutta l'area in giro di pochi anni, e i risultati sono ovviamente tangibili. Spero che oggi sia possibile la visita e che ci permetterà di vedere appunto di persona quello che è stato realizzato con il concreto impegno dei funzionari che sono stati sempre sul campo, sempre attenti e attivi nel monitoraggio dei lavori delle ditte e delle scelte decisionali. Questa è la situazione di partenza, con un degrado diffuso e soprattutto un rischio di perdita di materiale archeologico pervasivo. I lavori in corso, come dicevo, sono stati enormi e soprattutto sono avvenuti in un'area che continuava dove si continuava ad assistere a una crescita di visitatori, ma senza chiudere un giorno Pompei. Quindi questo è stato veramente quasi un miracolo. I risultati sono evidenti, con la riapertura delle strade, eliminazione di puntelli che erano spesso presenti anche da decenni, soprattutto la riapertura di aree che erano chiuse sin dal terremoto del 1980 e che aveva permesso, quindi ristretto progressivamente la zona di visita, possibilità di visita a Pompei. Oltre a questi lavori messi in sicurezza, furono scelti circa 30 case da restaurare e riaprire al pubblico, distribuite in tutta Pompei in modo da permettere poi una visita distribuita nell'area e non sempre concentrata sugli stessi assi e nelle stesse case, e i risultati li potete vedere anche in questa, attraverso queste brevi poche diapositive. La casa di marinaio prima degli interventi e dopo gli interventi, sembra ovviamente un'altra casa, ma soprattutto si è recuperato moltissimo di quei degli apparati decorativi abusivi che si stavano per perdere completamente. La casa Championet prima dei lavori e dopo i lavori, con anche delle sperimentazioni, nuove tecniche per le coperture, in questo caso in Corian, e soprattutto poi un progetto di musealizzazione che ha portato sulla scia delle esperienze già avviate timidamente nel tardo 800, poi soprattutto da Spinazzola e in maniera pervasiva da Maiuri, soprattutto nel ventennio fra gli anni appunto fra il 24 e la guerra, un'opera appunto di ridefinizione dei magazzini e contemporaneamente di ricontestualizzazione di molti dei manufatti all'interno delle case. Questo, come vedete, riguarderà anche il caso dei resti umani. Uno dei grandi progetti che è ancora in corso è quello di consolidamento e di stabilizzazione di fonti di scavo, uno dei luoghi particolarmente critici per il dissesto idrogeologico, che però ha permesso, proprio per far sì che il pendio di confine fra area scavata e non scavata sia messo in sicurezza, ci ha permesso di condurre delle campagne archeologiche di grande rilievo, come sapete, con scoperte anche
particolarmente sensazionali, ma soprattutto di documentare finalmente un pezzo di Pompei come non mai, perché gli ultimi scavi, i grandi scavi, quelli degli anni 50, ma anche quelli degli anni 80, non solo non hanno prodotto spesso pubblicazioni, ma non hanno documentazione in archivio, quindi anche dei resti umani, di tutto quello che è stato trovato, spesso è difficile ritrovare un contesto. Invece per la prima volta si documenta Pompei in una maniera metodologicamente corretta e adeguata alle esigenze della scienza contemporanea. E quindi questo ci ha permesso non solo di portare l'attenzione sulla strategia archeologica, su quella vulcanica, per la ricostruzione, proprio perché qui hanno lavorato un team interdisciplinare dei vulcanologi, dei geologi, degli archeologi, architetti, informatici, geologi, antropologi, archeozoologi e paleobotanici, eccetera, eccetera, eccetera. Ma di portare finalmente un'attenzione sui resti umani, per la prima volta veramente documentati, non solo in una maniera sistematica, ma anche poi fatto oggetto di analisi le più sofisticate, che sono tuttora in corso, di cui porteremo i primi risultati di questo discorso. Qui la nostra Valeria, ovviamente, ha ripreso con le sue attività all'interno del laboratorio di ricerche applicate, e che appunto ha dato avvio insieme ad un team di istituti e di persone che stanno collaborando a questa gloriosa impresa, a una ridefinizione di tutto il contesto antropologico pompeiano. Ora, questo per significare che il convegno è stato voluto proprio in questa fase di rinnovamento degli studi a Pompei di antropologia e sui resti umani, perché è un momento cruciale questo. Una volta che la nuova documentazione viene acquisita in maniera adeguata, in maniera corretta dal punto di vista della ricerca archeologica, e poi i resti vengono fatti oggetto di tutte le analisi necessarie per ricostruire la biografia di queste persone, per ricostruire il maggior numero di dati per la ricostruzione storica del contesto pompeiano e non solo. E adesso uno dei problemi è quello della nuova vita, della Nachleben di questi resti umani, cioè come, qual è la maniera di esporli, quale sarà la maniera di conservarli. Ovviamente ci sono delle linee guida di cui parlerà l'amico Christian Greco dell'ICOM, ma soprattutto c'è bisogno di arrivare ad una sorta di linee guida nostre, anche interne, fra i musei più interessati a questo tipo di problemi, quindi il Museo Egizio da un lato, ma anche i parchi archeologici di Pompei e non solo. Qui sono contento ci sia anche il collega sovrintendente di Bari, Luigi La Rocca, che tra l'altro darà un ulteriore contributo sempre su questo, nella sua sede, su questo argomento. E quindi è il momento di arrivare anche qui in Italia ad una riflessione assolutamente adeguata non solo agli standard internazionali, ma adeguata al nostro contesto, perché il nostro contesto è un contesto peculiare. Non possiamo adeguarci in maniera automatica a quanto si fa in Nuova Zelanda o in Australia o altrove, dove le problematiche sono diverse e spesso nascono anche dal trattare resti umani che fanno parte di civiltà o di popolazioni che sono diverse da chi le sta considerando. Il nostro contesto è completamente diverso, il nostro contesto si cala in un contesto più ampio come quello napoletano, dove il contatto con la morte è cosa quotidiana, soprattutto pensate all'esposizione della morte, pensate alle catacombe, pensate appunto a tutta una serie di esposizioni di reliquie all'interno delle chiese. Allora veramente è il momento di ragionare senza pregiudizi, senza preconcetti, ma di ragionare insieme fra specialisti, proprio come siamo qui per questo, in modo che alla fine di questi due giorni torneremo veramente ai nostri uffici, ai nostri lavori ben più consapevoli e con un percorso condiviso ed etico per trattare i resti umani. Vi ringrazio per l'attenzione e do la parola all'amico Christian Greco. Il professor Osanna è già entrato in media stress sui temi che vogliamo trattare, in queste giornate qui a Pompei a Napoli, e su cui ritorneremo
a fine settembre a Torino. Il concetto è il trattamento dei resti antropici, soprattutto in un contesto archeologico, e su questo è molto importante, perché fra un po' andremo a vedere cosa ci dice il codice etico dell'ICOM approvato nel 2004, e soprattutto in un contesto come quello italiano, come quello mediterraneo, che da alcuni punti di vista si distingue per il rapporto con la morte e con i resti antropici rispetto al nord Europa o oltre Atlantico. Per entrare nell'argomento ho scelto questo quadro di Filippo Tò, che forse per noi, per chi fra di noi è egittologo o chi si è occupato di resti umani, è uno degli esempi più eclatanti di quanto avvenne nel 1893. Nel 1891 in Egitto si ebbe una delle scoperte archeologiche più importanti, la scoperta di Bab al-Ghazus, dove vennero trovati 660 pezzi di sarcofagi, quindi pezzi intendo sarcofago, copertura di mummia, sarcofago interno, sarcofago esterno, e 156 mummie di sacerdoti di Amon e delle loro famiglie. Loro erano coloro che regnavano a Tebe nella ventunesima dinastia, una delle scoperte archeologiche più importanti che siano mai avvenute, purtroppo condotta in 5 giorni di tempo per paura di furti, con la compilazione di 2 liste diverse, la lista di Grebò e la lista di Daresi, che diede subito confusione rispetto al riconoscimento. Poi all'arrivo dei pezzi al museo di Bulaq, vedete che il museo era assolutamente strapieno, e c'erano questi visitatori che venivano dal nord Europa e che assistevano alla dissezione delle mummie. Il risultato ad oggi è che i resti antropici sono andati completamente perduti, e avendo un problema adesso anche di interpretazione, non solo di conservazione del bene, ma di interpretazione grandissimo. Stiamo studiando in questo momento il riutilizzo dei sarcofagi, vorremmo sapere chi alla fine era stato sepolto in questi sarcofagi, non lo possiamo più avere. Forse il professor Suda dell'Università di Porto l'anno scorso ha individuato in un magazzino del Museo del Cairo dei resti antropici che sono stati trasportati dall'ospedale di Casa Al-Aini, che però sono ormai solo resti osteologici, quindi tutta la parte epidermica e muscolare non è stata conservata, e soprattutto sono stati staccati dal resto del contesto, quindi il riconoscimento è assolutamente perduto. Questo era per inquadrarvi dove è avvenuto il ritrovamento. Siamo di fronte al tempio di Hatshepsut a Deir al-Bahri, e questo è un disegno fatto da Nivinsky che ci fa vedere il pozzo che scendeva, e c'era una prima galleria che andava dal nord al sud, che intersecava una seconda galleria invece con orientamento est-ovest. Ripeto, 156 sepolture secondarie, e questo Emil Bayard, che si trovava per caso in quel momento in Egitto, fece una delle poche documentazioni che abbiamo al momento in cui i sarcofagi escono da questo cachette, e il loro trasporto verso il Nilo, da dove poi vennero portate al Cairo. Allora andiamo a vedere cosa ci dice il codice ICOM su elementi materiale che viene considerato sensibile. Allora leggo in inglese: collection of human remains and material of sacred significance should be acquired only if it can be housed securely and cared for respectfully. Stiamo attenti, allora questo è il codice etico approvato nel 2004 nella seduta congiunta di ICOM a Seul, e parla ovviamente dell'acquisto di resti antropici che ad esempio musei etnografici, ma perché no, musei egizi ad esempio potrebbero fare. Facciamo attenzione che non parla solo dell'esposizione, ma parla ovviamente della cura. L'esposizione è solo un sintomo, non è la risoluzione del problema, e su questo tornerò fra un attimo. This must be accomplished in a manner consistent with professional standards and the interests and beliefs of members of the community, ethnic or religious group from which the objects originated, where these are known. E questo è un altro problema molto interessante. Ovviamente quando il resto antropico è in qualche maniera
e ancora in una relazione con la comunità. Pensiamo al caso dei Maori, pensiamo a quello che è venuto con i musei etnografici, a questo ci dobbiamo riferire. Ma chi di noi ha lavorato sul campo sa benissimo che questo si applica quando troviamo ad esempio un cimitero ebraico, quando ci troviamo a scavare ad esempio in Egitto con un cimitero islamico, e quindi dobbiamo ovviamente coinvolgere la comunità per capire come proseguire con lo scavo e come conservare i resti. Praticamente le stesse parole ci vengono ripetute per quanto riguarda, questo è il primo aspetto nell'articolo 2.5, riguarda l'acquisizione. Nell'articolo 3.7 si parla invece della ricerca, perché tutti gli aspetti legati a acquisizione, conservazione, ricerca ed esposizione devono essere analizzati. Anche per quanto riguarda la ricerca bisogna tenere presente le sensibilità delle varie comunità. Lo stesso dicasi, e qui è importante per tutti noi, per quello che riguarda l'interpretazione, in che modo viene condotta la ricerca e come vengono date le informazioni. Museum should ensure that the information they present in displays and exhibition is well-founded, accurate and gives appropriate consideration to representative groups of beliefs. E questo invece si amplia in uno spettro più alto, perché non c'è più solo la stretta correlazione fra il resto antropico e il gruppo di appartenenza, ma in una società sempre più globalizzata il museo deve tenere presente anche che tipo di visitatori ha, che tipo di sensibilità ha e come l'esposizione dei resti debba essere adeguata. Per quanto riguarda l'esposizione, leggo solo l'ultima frase, perché quello che viene detto precedentemente è una ripetizione di quanto abbiamo già visto, e dice che i musei, che il human remains must be presented with great tact and respect for the feeling of human dignity held by all peoples. Altro aspetto molto interessante, quindi fra l'altro è un aspetto dicotomico: dignità per il resto antropico, dignità per lo spettatore e per il visitatore e la sua interrelazione rispetto a questi. Arriviamo ad un aspetto interessante che molti musei, soprattutto egizi, pensano che adesso sia risolutivo, che è quello del sottrarre alla public view i resti antropici. Il Penn Museum ha deciso ad esempio di togliere tutte le mummie, poi vi farò vedere un esempio. Stiamo attenti però a quello che viene detto. Articolo 4.4. Requests for removal for public display of human remains or material sacred significance from the originated communities must be addressed expeditiously with respect and sensitivity. Requests for the return of such material should be addressed similarly. Museum policy should clearly define the process for responding to such requests. Vedete che in tutto questo aspetto, ovviamente, noi musei archeologici o parchi archeologici ci rientriamo ovviamente sostanzialmente, è quasi inverosimile che una comunità ci possa richiedere la sottrazione al public display di resti osteologici. E questo è uno degli aspetti, lo accennava prima il professor Osanna, per cui in questi giorni di riflessione noi vorremmo anche arrivare assieme a stilare un codice etico per i musei archeologici, perché vorremmo porre l'attenzione sulla nostra tipologia, facendo un focus specifico, perché noi siamo qualcosa d'altro rispetto ai musei etnografici, appunto perché non abbiamo immediatamente una comunità di riferimento che debba essere il nostro interlocutore privilegiato. Allora, sottrarli dalla public view significa comunque avere cura del resto antropico. Sottrarre una mummia dalla public view per metterla in magazzino non può ovviamente essere la soluzione. La ricerca, ci diceva il articolo 3.7, deve essere condotta da professional e nel modo più adeguato nel rispetto della dignità umana. Vi voglio far vedere alcuna, veramente, a volo d'uccello velocissimamente, come ci si è approcciati allo studio dei resti antropici. Qui un esempio delle dissezioni che venivano fatte a Manchester, peraltro Manchester ha uno dei centri più importanti sullo studio di paleoantropologia. Le mummie le incontriamo spesso in public display. Questa è una mummia che è esposta all'Ashmolean Museum di Oxford, una mummia di età romana, lo possiamo riconoscere dalla tipologia, dal fatto che il mento si è schiacciato verso il petto, che è un elemento di datazione molto importante.
Qui la mummia peraltro è esposta in una galleria di statue greco-romane per far vedere l'ibridazione delle due culture e non si presta particolare attenzione sul fatto che abbiamo a che fare con dei resti antropici. Nei nostri musei molto spesso abbiamo a che fare con questo. Questo è un esempio che proviene dal museo di Leiden, sono dei resti portati nel museo nel 1631 da Cornelis de Bruijn, che fu il primo occidentale ad entrare nella grande piramide, e porta dei pezzi di mummia, torna con delle narrazioni mitiche rispetto all'Egitto occupato dagli arabi e porta questi pezzi di mummia. A Leiden ci sono una serie di scatole di mani tagliate perché avevano tutti gli anelli incastonati, oppure teste, tra l'altro testa particolarmente interessante perché vedete questa foglia d'oro messa sulla parte epidermica. Ricordiamoci che gli egiziani definivano la mummia tut, immagine, è un corpo preparato in cui la carne non è più di carne ed ossa ma è fatta d'oro e il sangue è di lapislazzuli, quindi interroghiamoci anche su questo, cos'è una mummia? Non ho in questo momento una risposta, ma è un resto antropico tukur o è un qualcosa, e uso una parola forte, un manufatto preparato con uno scopo che è quello di trasfigurare il defunto perché poi possa sopravvivere appunto in the afterlife. Un esempio che vi volevo dare e mi accingo alla conclusione è questo, vedete questo bambino? Che è stato in public display al Rijksmuseum van Oudheden di Leiden, penso negli ultimi 150 anni. Era esposto in un tavolo con un coltello, con sotto i vasi canopi, vedete che ha questa apertura sul lato sinistro dell'addome, ed era la mummia che spiegava la mummificazione. Chi mi è succeduto a Leiden ha ritenuto immediatamente di doverlo togliere dal public view perché lo riteneva offensivo, però la domanda che mi chiedo è: questa la soluzione? Metterlo in un cartone in magazzino è la soluzione? Sottrarlo alla vista del pubblico è la soluzione? È un quesito che vi pongo e spero che domani su questi quesiti nella tavola rotonda potremo tornare. Questo è quanto avviene al Museo Egizio, qui vediamo il dottor Paolo Del Vescovo, fra l'altro, in dialogo proprio sull'etica dell'esposizione dei resti antropici con alcune, potremmo chiamare comunità di riferimento, con alcune donne che provengono dal Nord Africa. Al Museo Egizio noi segnaliamo la presenza dei resti antropici e diciamo anche che i resti antropici segnaliamo dove sono e diciamo anche che devono essere trattati con rispetto. E poi lo studio, e anche sullo studio ci potrebbero essere dei problemi etici, ovviamente lo studio che deve essere fatto in maniera professionale, che deve essere fatto con rispetto dei resti antropici, lo studio che ha portato per esempio noi a fare un'analisi completa, le TAC di tutte le nostre mummie, per ovviamente problemi di conoscenza, ma anche conservativi, perché l'umidità contenuta all'interno delle mummie è fondamentale per capire come esse possono essere preservate, e anche a volte analisi invasive. Sulle analisi invasive vi posso assicurare com'è ovviamente difficilissimo ogni volta prendere delle decisioni, anche perché le richieste di analisi provengono da vari istituti di medicina worldwide, con specialisti che hanno interessi gli più svariati, e a noi egittologi poi anche stabilire se quella domanda è fondamentale anche dal punto di vista egittologico, ma ovviamente capite che fare un'analisi invasiva su dei resti antropici pone dei problemi molto importanti. Le TAC ci portano poi ad acquisire dei dati che possono essere anche utilizzati per il public display, e molto velocemente, poi se ci sarà più tempo lo potremo vedere domani, vi voglio far vedere quello che abbiamo in questo momento in esposizione, ponendovi anche qui la domanda etica: è corretto, non è corretto? Il 15 febbraio del 1906
Ernesto Schiaparelli, allora direttore del Museo Egizio di Torino, trovò la tomba intatta di Kha e di Merit, quasi 500 oggetti che vennero tutti portati a Torino e che costituiscono l'unico nucleo del nuovo regno intatto conservato fuori dall'Egitto. All'interno della tomba lui trova anche le mummie di Kha, Ymir Khaut-Nesut, responsabile delle opere del faraone, capo degli architetti, assieme alla moglie Merit. Le mummie sono conservate in sarcofagi che erano coperti da dei teli. Ebbene, Schiaparelli non le dissezionò, non le srotolò, e adesso noi siamo in grado, seguendo ormai una prassi consolidata che applica anche il British Museum, di spendarle virtualmente e di guardare all'interno le mummie. Ecco qui che quindi riusciamo a vedere Kha e riusciamo anche a vedere tutti i gioielli che ha Kha. E per la prima volta quindi riusciamo anche a fare delle considerazioni sull'età, sull'altezza, su possibili malattie che lui aveva, e soprattutto riusciamo anche a vedere i gioielli che per noi costituiscono anche una fonte di informazioni importante. Speriamo un domani addirittura di riuscire a leggere i geroglifici che sono sulla base dello scarabeo del cuore. Ebbene, ho avuto una lunga discussione con il direttore del Bodes Museum, che ritiene che anche lo svendamento virtuale non sia etico e non dovrebbe essere sottoposto alla public view. Potete immaginare quale sia la mia visione, però anche questo ve lo volevo dire. E concludo facendovi vedere solo alcuna qualche immagine di scusate, se riesco ad andare avanti, dei gioielli che di cui abbiamo fatto anche la stampa 3D. Questa è la moglie di Kha, Merit, di cui pure abbiamo lo svendamento virtuale, dove abbiamo anche trovato, grazie allo studio che abbiamo fatto, che aveva una seconda parrucca, ha questo bellissimo collare oase. Sono tutti oggetti di studio che aumentano le nostre informazioni. Vi pregherei anche di considerare il fatto che Schiaparelli, molto criticato da tanti punti di vista, si fermò e non le dissezionò in un museo assolutamente privo di gioielli, non vide mai quello che voi vedete adesso e non decise mai di porre in pericolo la conservazione dei resti antropici per far vedere i gioielli. E su questo, quindi, più con domande che con soluzioni, vi ringrazio e spero che domani si possa, chiederei a tutti di tenere in mente questi concetti, il codice etico dell'ICOM approvato nel 2004, e di vedere se assieme possiamo arrivare a stabilire delle modalità di comportamento che riguardino l'acquisizione, la conservazione, la ricerca e l'esposizione dei resti antropici. Grazie. Beg your pardon for my terrible English, but I try to speak this language for a foreign guest. So I wanted to do a theoretical introduction, but I think that my friend Paolo by my side will do it better than me. I would like to start with this welcome speech with a sort of coming out, a little coming out. I'm an emotional person, you have seen before. And I'm also a sensitive person. I understood this thing when I was a young student of anthropology and I took my first steps in this incredible world. And I found shelter and methodology, and I use it not just as a method, but also as a shield from my own feelings. But in a certain time of my life, I understood that the sense of closeness is not one. And there is nothing weird in feeling sometimes compassion or proximity with the bones we study. And on the contrary, sometimes it helps us to treat them in the right manner. In my late 30s, I started a second PhD in order to explore the limits of science and the limits of humanity. I am really happy to tell you that a lot of researchers and institutions that I cited
in biography are here now in this room. And so, when I won the competition that bring me in Pompeii, I understood that karma has strange paths, and I was in the right place as a sensible person, as an anthropologist and sensible person. We have, and when I say we, I say the archaeological park of Pompeii, we have an extraordinary biological heritage. And its particularity is not just the extraordinary state of preservation of the bones, because the scenery is a perfect shell that protects from the destruction of time. But the real particularity, most of all, is the fact that the victims of the eruption of Vesuvius freeze in time the moment of their death, and at the same time their lives and their living city. So we are displaying the last moment of us other human beings, and we are conscious of this responsibility. This conference wants to start to talk about ancient bodies, taking a step forward and looking at our material in a different way, in a sort of ontological way. In this room, there are some of the best experts in their own in the older topics, and we would like to collect their experience and options, because we want to be scientists first, but also to have respect. We want to have respect of our public and our human remains. And I leave the word to Paul. All'italiano, scusatemi, così ci siamo divisi in due interventi. No, più che un'introduzione teorica che è stata già fatta egregiamente dal direttore Greco, volevo soltanto esprimere prima di tutto la mia felicità nella riuscita di questa collaborazione fra il Museo Egizio e il Parco Archeologico di Pompei e l'Università Federico II di Napoli. E uno dei risultati di questa collaborazione è questo convegno che è estremamente importante, come abbiamo già detto, non soltanto per l'area archeologica di Pompei, ma soprattutto anche per il Museo Egizio. La riflessione sui resti umani è stata al centro veramente della riflessione del Museo Egizio fin dallo studio del riallestimento e dall'apertura del nuovo allestimento del museo nel 2014 e nel 2015. Continua ad essere al centro della riflessione del museo. Adesso, in questo momento, proprio in questi mesi, stiamo lavorando a un nuovo progetto di allestimento di tutte le mummie che abbiamo nella collezione, e quindi la creazione di un nuovo spazio per l'esposizione e la conservazione di questi resti umani. Quindi è per noi estremamente importante anche avere modo di confrontarci con altre realtà, con altre collezioni, altri musei, altre realtà anche di altri paesi, per riuscire un po' a capire dove trovare il giusto equilibrio fra il rispetto ovviamente dei resti umani e le necessità che un museo ha, che è principalmente anche quella di esporre i resti umani, quindi di parlare ad un pubblico. Quindi è molto difficile per un museo egizio riuscire a trovare questo punto di equilibrio, perché le mummie sono particolarmente problematiche e sono forse i resti umani che tradizionalmente per più lungo tempo hanno avuto meno problemi dal punto di vista dell'esposizione, cioè hanno avuto meno esposizioni contestate dal pubblico, e questo è evidente anche da analisi statistiche della percezione dei visitatori
su collezioni egittologiche con la presenza di mummie, che sono state fatte per esempio in Inghilterra su 3 musei nel 2002. I risultati sono stati pubblicati nel 2003. L'82,5% dei visitatori erano a favore e supportavano l'esposizione dei resti umani. E se pensate a quello che è successo proprio al Museo di Manchester, che è stato prima citato dal direttore greco, quando hanno deciso, il museo ha deciso di ritirare dall'esposizione alcune mummie, si sono sollevate proteste di tutti i visitatori che hanno percepito questo ritirare le mummie come una sorta di censura addirittura, è quasi la manifestazione brutale dell'autorità del museo che imponeva il proprio punto di vista e impediva l'accesso a questi resti umani che invece il pubblico voleva osservare, poter osservare. I problemi con le mummie possono essere forse in parte anche dovuti alla separazione netta che c'è in molte culture, in molte città. Capisco non a Napoli, ma in molte altre realtà la separazione netta che c'è sempre stata tradizionalmente fra il mondo dei vivi e il mondo dei morti, odierna, moderna, contemporanea, quindi un problema di relazionarsi da parte del pubblico con i resti umani. Le mummie in generale, forse perché i musei egittologici sono abbastanza di moda, o comunque insomma attraggono grande pubblico, sono forse i resti umani e i cadaveri che le persone incontrano per primi nel loro anno, nella loro esperienza, nella loro vita. E quindi un problema è quello a cui accennava Christian Greco prima, e cioè che anche all'interno dell'egittologia ci sono scuole di pensiero molto diverse e alcuni studiosi tendono ad evidenziare come l'egittologia che è nata e si è sviluppata in un contesto storico coloniale, come alcune pratiche dell'egittologia, anche dell'archeologia egiziana, siano ancora permeate da questo spirito coloniale. E in alcuni casi anche gli sbendaggi virtuali sì, sono stati criticati come semplicemente la continuazione di quello che si è sempre fatto con le mummie e un'esasperazione, se vogliamo, degli aspetti scientifici che anche spostano, diciamo, la prospettiva su, di nuovo sull'autorità del museo, che ha la possibilità di svolgere queste analisi scientifiche e quindi in modo che è presupposto essere oggettivo e i cui risultati vengono presentati come risultati scientifici oggettivi, e manca totalmente la partecipazione delle comunità di riferimento, che nel nostro caso, nel caso dei musei egittologici, non possono essere ovviamente le comunità di discendenza, ma sono sicuramente o devono essere considerate le comunità dei visitatori. Quindi forse una strada può essere anche quella di coinvolgere maggiormente il pubblico, i visitatori dei musei, dei parchi archeologici nelle decisioni che vengono prese a tutti i livelli, anche nelle decisioni sul come conservare, come restaurare questi resti, sicuramente sul come presentarli. E sono molto contento quindi che oggi e domani siamo qui in questo convegno riuniti per discutere questo tipo di problemi, problemi di definizione stessa, del fatto che spesso i resti umani sono considerati come degli oggetti, e quindi questo è accaduto e accade facilmente proprio per quanto riguarda le mummie, perché si tende a, ma per una serie di
anche tradizioni storiche e culturali, e per finire con quello che ci trasmettono i film odierni sull'Antico Egitto o sulle mummie. E quindi questo è un problema molto sentito anche da noi. E discuteremo anche aspetti legislativi relativi alla tutela dei resti umani, e poi soprattutto avremo la possibilità di discutere aspetti etici e pratici connessi sia alla conservazione che allo studio e all'esposizione dei resti umani. Nell'Antico Egitto un aspetto fondamentale era la concezione della dualità, in tanti campi, ma anche nel potere che il faraone esercitava e nella possibilità che il faraone aveva di ricreare l'ordine cosmico. L'ordine cosmico veniva ricreato dalla riunificazione del nord e del sud del paese. Ebbene, noi cercheremo di fare questo, qualcosa di simile, unifichiamo il nord e il sud del nostro paese con questo convegno, che è in realtà un convegno in due tempi, o due convegni in uno, o un convegno su due sedi, possiamo chiamarlo in molti modi, però sicuramente l'obiettivo è quello di proseguire la discussione che avvieremo qui e proseguirla al Museo Egizio di Torino a fine settembre. Rispetto alle date che sono adesso presenti sul sito web, c'è stato un cambiamento dell'ultimo minuto. Il convegno a Torino sarà il 30 settembre e il 1 ottobre, e spero veramente di vedere anche molti di voi anche a Torino proseguire questa, sono sicuro, molto fruttuosa discussione. Adesso direi che possiamo aprire. Il primo c'era il professor Scipio dell'Università Vitelli. Non credo che abbia bisogno di presentazioni, direi che è l'uomo adatto per parlare con te, e vi lascio la parola e la gestione di questa sessione. Allora, grazie. Penso che i temi di questa sessione siano stati egregiamente presentati dalle parole introduttive al convegno. Mi sembra veramente, tra l'altro, interessante poter fare un parallelo tra le mummie del Museo Egizio e quanto resta della presenza umana nelle città distrutte per l'eruzione del 79, e affrontare il tema anche del rapporto etico con queste documentazioni, che sembra particolarmente proficuo in questo contesto. Se è vero che le mummie vengono trasformate da interventi rituali, così se ragioniamo anche quanto ci è pervenuto ingabbiato nel gesso delle vittime pompeiane, sono in realtà l'esito di una trasformazione che è il frutto della cultura contemporanea, del nostro sottrarre e inserire nella scienza quanto l'eruzione aveva suggellato. Quindi qualcosa era ancora più complesso, un resto umano trasformato dalla natura e poi dall'intervento dell'uomo in cui si incunea la scienza, che anche oggi siamo abituati normalmente ad avere una certa distanza dall'oggetto che analizziamo. Sono gli edifici, gli oggetti che si trasformano in monumenti e reperti, e quella distanza permette di acquisire quella asetticità che permette alla scienza di intervenire e di strutturare le informazioni. Ma se ben guardiamo, anche rispetto agli oggetti e ai monumenti, come per i resti scheletrici, c'è qualcosa di profondo, di non reciso, che al di là della scienza continua a costituire un elemento di rispetto al passato. Va bene, non sottraggo con queste mie piccole considerazioni alto spazio ai relatori. Vorrei però ricordare, siamo partiamo con circa 30 minuti di ritardo rispetto alla tabella di marcia, quindi pregherei a tutti i relatori di mantenersi nei 20 minuti. Mi scuso con loro e con il pubblico e con gli argomenti trattati, sarò flessibile su questo, avviserò
5 minuti prima del momento di chiusura della relazione. E quindi passo con piacere la parola a Telmo Pievani dell'Università di Padova per la sua relazione dal titolo Il patrimonio biologico, una sfida interdisciplinare. Prego. Grazie a tutti. Io avevo delle immagini da farvi vedere, ma c'è un problema tecnico. Grazie a tutti per l'invito. Resto sull'italiano perché dobbiamo essere molto veloci e poi ho preparato delle slide che permettono di seguire comunque la narrazione, diciamo, concettuale che volevo proporvi. Ringrazio Massimo Zanna, Valeria, per il bellissimo lavoro per questo convegno. Mi scuso che poi dovrò andare via, ma avrò modo di poi raccogliere tutti i materiali anche per altri lavori. Io non sono un esperto di museologia, io mi sono solo occupato di alcune mostre temporanee dove erano esposti anche reperti umani. E a Padova siamo molto interessati a questo tema di Human Remains perché stiamo preparando un grande museo scientifico che aprirà nel 2022 quando la mia università compirà 800 anni e sarà un grande museo della scienza, della natura e dell'uomo con dentro anche tutta la nostra collezione antica e ricchissima antropologica con reperti umani. Quindi ci interessa moltissimo anche il codice etico che andrete a redigere e a costruire in queste due giornate, in quelle di Torino, anche per il nostro futuro lavoro al Museo Padovano. È già stato detto molto, io per risparmiare tempo vi faccio vedere un inizio in modo abbastanza scherzoso, perché qualche anno fa questo mio collega genetista Adam Rutherford, molto bravo, un bravissimo scrittore di scienza, ha pubblicato un libro, una breve storia di tutti quelli che sono vissuti, nel quale per la prima volta propone molto molto alla buona un calcolo che mi ha colpito molto, il calcolo di tutti gli esseri umani che sono vissuti da quando è cominciata l'evoluzione umana, cioè da quando Homo sapiens ha avuto origine in Africa. E viene fuori questo numero interessante di circa 107 miliardi di esseri umani, noi inclusi. Quindi noi siamo 7 miliardi e mezzo, ne sono esistiti altri 100 miliardi. Questi sono gli human remains, questo è il numero complessivo, tutto sommato, degli human remains calcolato dai genetisti. Possono sembrare tanti, ma in realtà la specie umana è molto giovane e quindi noi siamo nati, tutto sommato, soltanto 200 millenni fa. Un altro elemento preliminare, un po' sorprendente, che volevo mettere nella discussione è il fatto che ormai oggi nel campo dell'antropologia, io mi occupo di modelli legati all'evoluzione umana, dovremmo prima o poi considerare anche il fatto che fino a tempi piuttosto recenti, fino ad alcune decine di migliaia di anni fa, sono vissute diverse specie umane e quindi non soltanto human remains legati a Homo sapiens, ma ormai abbiamo una buona quantità di human remains legati a una molteplicità di specie umane, con questo risultato molto interessante che 5 specie umane, ormai con l'ultima che è stata annunciata poche settimane fa su Nature, l'Homo luzonensis, siamo a 5 specie umane vissute fino a un periodo che oscilla tra i 50 e i 40 mila anni fa. Quindi gli human remains diventano anche molto più diversificati sul piano antropologico. Si discuterà molto di quanto può incidere lo studio del DNA antico sugli human remains e un altro elemento interessante è che ha anche forse qualche risvolto etico. Il mio è ovviamente un talk introduttivo di tipo etico-filosofico, è il fatto che grazie al DNA antico noi oggi possiamo anche studiare i comportamenti umani molto antichi. Avrete visto l'anno scorso su Nature l'annuncio della scoperta di una ragazza, dell'analisi genetica sui resti di una ragazza morta 90.000 anni fa nella grotta di Denisova, e abbiamo scoperto che quella ragazza ha avuto un padre e una madre di due specie umane diverse, uno Neanderthal e l'altro Denisova, e quindi abbiamo avuto la conferma diretta non soltanto che le ibridazioni umane tra diverse specie umane sono esistite, ma addirittura abbiamo trovato una ragazza che era proprio ibrida di prima generazione, quindi un reperto estremamente interessante. Ovviamente quando si discute di ancestry e si fanno studi sulla genealogia dei reperti umani che noi studiamo, possiamo correre pericoli molto seri. Questo è un Nature che è uscito qualche anno fa, forse lo avrete visto, lo ricorderete, ha suscitato molto scandalo. All'Università di Budapest, all'interno dell'Università di Budapest, operava un'azienda privata che prometteva dei test genetici per dimostrare la vostra purezza razziale. In particolare dei test genetici che erano ovviamente una truffa, come sa chiunque, qualsiasi antropologo molecolare, con il quale pretendevano che con una modica somma di circa $100 dimostravano che nella vostra ascendenza non c'era nessun Rom, Sinti o nessun influsso ebraico. Quindi fa venire i brividi ovviamente questo utilizzo della genetica, però teniamo presente che quando parliamo di ancestry, quando parliamo di identità,
l'identità ha anche dei lati oscuri, quando la associamo per esempio a una presunta purezza del nostro gruppo umano rispetto ad altri gruppi umani. Vengo alla questione di Human Remains, perché adesso ci stiamo lavorando anche con Giorgio Manzi a un lavoro proprio su questo tema, come definire questa materia che è molto molto sfaccettata, no? Questi materiali bioantropologici, perché pongono tutti questi problemi anche di definizione, queste differenze legislative, perché sono tante cose insieme. Sono da un lato ovviamente un biological archive, hanno un potenziale di studio scientifico per noi, almeno a Padova adesso lavoriamo molto su questo, perché ci danno un sacco di informazioni sulle popolazioni umane del passato, sulla storia naturale della nostra specie, sugli intrecci tra evoluzione biologica ed evoluzione culturale. Io ho avuto la fortuna di lavorare con Luca Cavalli Sforza, che insisteva tantissimo anche sull'importanza di questi dati per mappare la diversità umana, capire com'è distribuita, capire le migrazioni umane e così. E ovviamente paleopatologia, insomma c'è veramente un potenziale scientifico straordinario. E lo sottolineo subito perché chiuderò proprio su questo, riferendo anche, tornando a quello che diceva molto opportunamente il direttore del Museo Egizio. Però non è solo questo. Abbiamo anche un cultural heritage, perché ovviamente questi human remains fanno riferimento, insieme con i remains storici e archeologici, anche alla storia culturale di gruppi, anche di individui. E sapete che proprio ICOM e altre istituzioni internazionali stanno oggi discutendo se considerare beni culturali anche le collezioni, per esempio, naturalistiche, no? Che è un altro tema oggi aperto. In Italia siamo un po' indietro su questo. Ma non è nemmeno ancora solo questo, il Human Remains, perché a volte, come adesso vi farò vedere, rappresenta anche una sorta di simbolo, di segno concreto di un'identità culturale che per alcuni gruppi, alcuni individui è molto forte. E allora, come possiamo considerare questa materia così sfaccettata, visto che noi su questi reperti dobbiamo fare conservazione, è stato detto, ricerca scientifica e però anche in alcuni casi display, cioè dobbiamo metterli, dobbiamo condividerli con il pubblico. È già stato detto, quindi non ci torno su, che abbiamo già delle basi per dei codici, diciamo, di elaborazione etica sia per i musei in generale, che quelli che avete visto, ma anche per i musei di storia naturale, che è un tema abbastanza particolare. È già stato detto, abbiamo un problema che è legato alle differenze culturali, lo diceva prima Massimo Zan molto correttamente, che sono veramente ampie e che si riflettono poi ovviamente anche sulle differenti legislazioni. Pensate a questi tre casi, piuttosto lontani dall'Italia ma molto significativi, negli Stati Uniti, il Native American Race Protection Reputation Act del 1990, guardate quella citazione del senatore Inouye, che questo patto is not about the validity of museums or the value of scientific inquiry, rather it's about human rights, so a great job, a great topic, che è un grande issue. E quindi ovviamente qui il tema è che quando abbiamo a che fare con questi human remains dobbiamo discutere con le comunità native su una possibile rimozione dal display oppure addirittura una restituzione, un riseppellimento. In Nuova Zelanda c'è qualcosa di simile dal 1975, già stata citata il rispetto delle culture Maori, ma vi faccio notare che in questo atto, per esempio in questo documento del museo Te Pakantonga Rewa del 1992, si ricorda anche che in Nuova Zelanda esistono 191 culture che possono rivendicare i loro diritti su questi human remains, quindi è veramente una materia estremamente complicata. E qualcosa di simile succede anche in Australia, anche se meno codificato, e guardate quella citazione sotto in questo documento, vedete questi documenti riconosce il male fatto. Anche questo è importante, acknowledges the wrong done, cioè c'è un senso di colpa qui, no? Il male che noi abbiamo fatto nei confronti di queste popolazioni, c'è un nostro dovere di restituzione, quindi dobbiamo considerare con molto rispetto questa richiesta di repatriation. Ovviamente teniamo anche presente questo aspetto, ricorderete nel maggio del 2002, non, tutto sommato neanche tanto tempo fa, l'operazione di restituzione della cosiddetta Venere 88, che poi era una signora Sartie Bartin della Francia al Sudafrica. Era il 2002, erano 17 anni fa. Adesso lo consideriamo quasi una scelta eticamente scontata, ma in realtà ci fa capire che anche l'etica evolve, no? E quindi anche la nostra sensibilità etica si trasforma nel corso del tempo. E quando scriverete i documenti per il futuro dovete tenere presente anche questo aspetto.
E poi questi conflitti etici si riflettono non soltanto su human remains che abbiamo già da tanto tempo nei nostri musei, ma si ripetono tutte le volte che c'è una nuova scoperta. Qui sono due esempi famosi che conoscete bene, ma insomma io vado molto veloce, la collezione di Cow Swamping in Australia del 1990, molto importante perché sono reperti che risalgono a un popolamento piuttosto antico dell'Australia, tra 22 e 15.000 anni fa, anche se noi sappiamo che i primi Homo sapiens da un lavoro recente sono arrivati in Australia già 60.000 anni fa probabilmente, ma insomma sono estremamente importanti. C'è stata la richiesta di questa comunità aborigena di Chukadil del repatriation, del riseppellimento, cosa che è stata accolta, però molti scienziati hanno fatto notare che in questo caso, siccome non erano state ancora applicate le nuove tecniche di indagine scientifica su questi reperti, c'è stata una oggettiva perdita di informazione scientifica. L'altro caso molto controverso, lo sapete, è quello del Canyon Queen Man invece negli Stati Uniti, è andato avanti per diverso tempo e si è risolto soltanto un anno e mezzo fa. Questo è un reperto più recente, risale a 9.000 anni fa nel Columbia Park in Washington State. E qui è molto interessante di questo caso, è stato discusso in particolare tra il 2014 e il 2015, anche qui una richiesta di restituzione, di riseppellimento. E qui è interessante perché non soltanto l'etica evolve, ma anche le nostre tecniche di indagine scientifica su questi reperti evolvono. E quindi in questo caso, tra il 2014 e il 2015, una delle domande di ricerca su questi reperti era: ma qual è il rapporto culturale e biologico diretto e indiretto che possiamo stabilire tra chi oggi abita in quelle terre, tra i nativi arrivati lì e questo reperto? E se da un punto di vista morfologico la risposta era molto poco, cioè le prime analisi morfologiche avevano detto in realtà sembra esserci poca affinità tra le tribù native che adesso abitano in quel luogo e il reperto di Canyon Queen Man, invece l'indagine genetica ha risposto in un altro senso dicendo no, in realtà c'è un rapporto genealogico più forte. Quindi vedete qui c'è addirittura una contraddizione, una balance tra dati provenienti da discipline e da approcci diversi, quello morfologico classico e quello genetico molecolare più recente. Quindi anche questa è una complessità interessante. E la domanda di fondo è ovviamente: come riusciamo a provare davvero che c'è un link culturale diretto tra chi fa questa richiesta e quel reperto che tu hai scoperto o che hai già musealizzato? Non è così semplice. E anche nel momento in cui si prova un legame diretto, quali sono davvero i diritti dei discendenti su un reperto che ha migliaia di anni? Questa è una domanda importante. Secondo me, dentro queste controversie, per schematizzarle all'osso, c'è un confronto, un balance, un possibile conflitto che però io non vedrei come tale, dove da un lato, vedete, c'è il valore scientifico e culturale dei resti umani per il beneficio del pubblico generale, nel senso che noi dobbiamo, possiamo considerare questi reperti umani, soprattutto quando sono più antichi di alcune migliaia di anni, come si è deciso nel Regno Unito, di considerarli uno universal heritage e quindi che non possono essere reclamati da un gruppo particolare. E poi però dall'altra parte invece ci sono i diritti dei discendenti che sono caricati anche dal peso della colpa, come lo chiamo io, cioè dal fatto che noi tutti dobbiamo, in questa epoca post-coloniale, dobbiamo considerare anche il fatto che dobbiamo rimediare a errori, a discriminazioni che abbiamo commesso contro questi popoli e quindi facilitare, se lo chiedono, il ritorno dei loro resti, se per loro sono considerati sacri e culturalmente importanti. Quindi c'è questo possibile conflitto. È un conflitto che si vede anche nei testi, lo vedete qui chiaramente. Qui vengono presi alcuni da questo sito ICON, che è molto bello, dove c'è anche delle comparazioni tra quello che stanno facendo in diversi paesi. E vedete per esempio la policy del British Museum su Human Remains, ne fa una questione di tempo, che è interessante, molto pragmatico, tipicamente anglosassone, ma anche molto difficile. Nel senso che dice che human remains che hanno meno di un migliaio di anni possiamo considerare la richiesta di rimozione o di restituzione, e invece quelli che sono molto più antichi no, perché sono diventati patrimonio universale.
E resta poi il fatto, vedete, che dobbiamo considerare, come ho messo in questa citazione, il significato della continuità culturale, l'importanza culturale of the human remains demonstrated by the community making the request must outweigh the public benefit to the world community of retaining the human remains in the collection. Vedete il bilanciamento tra due valori. Tutti i temi bioetici più interessanti, se ci pensate bene, sono questo, no? Derivano dal fatto che ci sono due valori etici altrettanto importanti che possono entrare in conflitto. Quindi per questo non è facile, perché non è bianco e nero, non è che hanno ragione gli uni e non ragione gli altri, sono due valori etici altrettanto importanti che dobbiamo cercare di armonizzare in qualche modo. I tedeschi sono arrivati a conclusioni abbastanza simili nel 2013, vedete, question of ethics and human dignity are omnipresent. At the same time, man interest in mankind is also the starting point for the great importance of research. Quindi ancora una volta questi due valori. Lo stesso in Scotland Museums nel 2016, dove aggiungono anche che essendo una questione difficile da risolvere, e anche questo mi sembra molto ragionevole, è meglio non stabilire regole generali, come purtroppo tendiamo a fare spesso in Italia, poi imprigionandoci in vincoli troppo rigidi, ma per esempio gli scozzesi hanno detto decideremo caso per caso e soprattutto chi fa la richiesta deve essere titolato in un certo modo, non può farla chiunque, ci vuole una richiesta che abbia una sua, diciamo, formalizzazione istituzionale, addirittura in Scozia deve essere il governo nazionale a farsene promotore, altrimenti non vale, e in Francia la stessa cosa. Quindi vedete che si naviga ancora nell'incertezza, però qualche spunto in qualche modo esiste già, diciamo, nei testi. E allora io chiudo gli ultimi 5 minuti. Qui vi ho messo questo interessante lavoro dove si discute proprio degli human remains in ambito archeologico e da una prospettiva globale, e qui vi ho messo a destra un po' tutti i temi che si intrecciano qui, e che vedete che sono molto complicati: i diritti dei discendenti, il valore etico della diversità culturale, soprattutto la diversità culturale che abbiamo bistrattato per secoli. Però attenzione, anche l'identità culturale non è un valore di per sé, no? Ha delle ambivalenze anch'esso, perché ci sono identità culturali che possono essere inclusive e altre che invece sono esclusive. Poi ricordiamoci che al di sopra di tutto questo c'è anche il diritto internazionale, attenzione che complica ulteriormente le cose. Il diritto umanitario internazionale, le Nazioni Unite prevedono da tanto tempo che il dare un nome a una sepoltura a reperti umani recenti è un diritto fondamentale dei parenti e dei discendenti del possessore di quei reperti. E poi io aggiungo, l'ho sottolineato un po', anche il fatto che c'è un valore etico però della ricerca in sé. Questo invece è un aspetto di cui si parla sempre pochissimo. La richiesta etica viene fatta da chi vuole rimuovere i reperti o vuole la restituzione, lì sappiamo che c'è un'esigenza etica perché c'è chiara, però secondo me deve essere anche chiaro che c'è un valore etico anche per la ricerca scientifica, perché la ricerca scientifica ci permette di imparare cose nuove, di progredire nella conoscenza, di condividere con il pubblico. E quindi forse uno dei temi anche, molto controverso, perché il multiculturalismo è qualcosa che per noi è sempre molto positivo, ma non è detto che lo sia sempre, perché il multiculturalismo ha dei limiti, perché se io creo dei tanti ghetti, per esempio in una grande metropoli come Londra, e permetto per esempio che in queste piccole comunità, che ne so, faccio un esempio molto controverso, valga la Sharia in quella comunità, sto rispettando forse la loro cultura, ma nel rispettare la loro cultura sto entrando in contraddizione con altri leggi che invece valgono per la difesa dei diritti di tutti gli inglesi. Quindi il multiculturalismo è un grande valore, importantissimo, ma non è assoluto nemmeno quello, ha dei limiti. Quali soluzioni? Nessuna, naturalmente, solo due suggerimenti, uno è già stato citato, lo riprendo anch'io. Non soltanto l'etica evolve, ma evolvono anche i musei, e quindi i musei ottocenteschi ovviamente non sono più quello di cui stiamo parlando, e ICOM infatti sta lavorando a una nuova definizione di museo che consideri nuovi pubblici, nuovi linguaggi, nuovi temi etici, nuove responsabilità e nuove partnership. Un esempio molto bello che cito, mi è piaciuto moltissimo, è in corso adesso in questi mesi in Canada. In Canada stanno proprio scrivendo, il Parlamento canadese è ormai arrivato in terza lettura, quindi è quasi pronto, un nuovo accordo per cui tutti i display umani, e non soltanto umani, anche culturali in generale, dei musei canadesi dovranno essere in modo partecipativo, interattivo, discussi con le comunità native, non per rimuovere o per riseppellire, semplicemente per fare dei musei che, come è stato detto prima molto correttamente,
presentino, condividano questi reperti in modo rispettoso, facendo sempre riferimento alla storia culturale dei gruppi umani a cui appartengono e in qualche modo aumentando la public awareness non soltanto sul reperto in sé ma anche sulla sua storia culturale e quindi condividendola con questa che viene chiamata museologia collaborativa di partnership, che trovo molto interessante. Il secondo e ultimo suggerimento che darei è questo appunto, che non facciamone una questione di conflitto tra la scienza da una parte e l'etica. È uno schema questo che ci piace tanto, molto intuitivo ma sbagliato secondo me. E le faccio un esempio, ne abbiamo discusso poco settimana scorsa con la mia collega amica Cristina Cattaneo, anche lei tra l'altro si occupa di, anche di reperti umani in ambito archeologico, però di mestiere principale fa il medico legale e l'antropologo forense. Il lavoro che lei ha iniziato un anno e mezzo fa penso sia un esempio bellissimo di come si possa lavorare nella scienza facendo dei lavori accademicamente, sperimentalmente molto significativi, ma non con un valore etico straordinario, che nel caso di Cristina Cattaneo è questa impresa che due anni fa sembrava impossibile e che invece si sta rivelando possibile, visto che abbiamo ridato il nome ormai a più di 350 persone morte in mare mentre attraversavano il Mediterraneo per venire da noi. In questo caso si usa lo studio scientifico sugli human remains per ridare un nome a morti senza nome e per liberare i loro parenti da quella che viene chiamata l'ambiguous loss, cioè l'incertezza del sapere se sono morti e dove sono morti. Un esempio bellissimo di come scienza e etica in questo caso possono addirittura coincidere. Vi ringrazio. Ringraziamo Telmo Pierani perché veramente ci ha presentato la complessità della materia in maniera chiara e penso che torneremo sicuramente su molti dei temi a cui ho solo accennato. Io chiamo al tavolo dei relatori Maria Giovanna Del Castro dell'Università di Bologna, dove non solo insegna ma dirige anche il Museo di Antropologia. Sono molto interessati a sentire il suo contributo dal titolo I resti scheletrici umani, cose e persone. A lei la parola, grazie. Organizzazione e per il tema, che è un tema ovviamente molto attuale, soprattutto in Italia in tempi relativamente recenti, e vorrei anche aggiungere come antropologa fisica dell'Associazione Antropologica Italiana che gli antropologi da tempo si occupano di questi temi e che assieme a molti colleghi, alcuni qui presenti in sala, altri non presenti qui, stiamo organizzando anche noi, e quindi è molto importante per noi questo convegno, valutando appunto proprio l'idea di entrare nel merito degli aspetti etici dello studio dei resti umani che sono il nostro pane quotidiano. Quindi voglio dire, non c'è forse ancor più degli archeologi, gli antropologi o gli archeoantropologi da anni lavorano con questi resti, quindi si pongono, si sono posti evidentemente delle domande riguardo a questi temi. Per cui la mia proposta, così di suddividere in maniera dicotomica cose o persone, si riferisce esattamente a questo aspetto. Ora, in questa immagine ci sono delle foto che si riferiscono a una collezione che io già da tempo ho studiato, di neandertaliani di 130.000 anni fa in Croazia. Questi reperti sono stati scavati nei primi anni del Novecento e quindi manca completamente o è molto scarsa la documentazione archeologica, cioè sostanzialmente non è chiaro come siano stati ritrovati, in che contesto, qual è la stratigrafia, cioè mancano tutte quelle indicazioni che sono evidentemente importanti per inquadrare correttamente un contesto archeologico. Eppure, nonostante questo, i resti neandertaliani di Krapina non solo ci hanno consentito e ci consentono di capire quella popolazione, ma anche più in generale di ricostruire il popolamento europeo nel Pleistocene medio, quindi una storia diciamo piuttosto antica del popolamento europeo.
E qui ci sono alcuni esempi, adesso non entro nel merito di che cosa le foto insomma significhino, però c'è una documentazione diretta che lo scheletro dimostra, e quindi una ricostruzione sostanzialmente del rapporto tra l'uomo e l'ambiente del passato. Abbiamo imparato, grazie allo studio della paleoantropologia e dell'antropologia fisica, a capire che noi non abbiamo origini epiche o eroiche, siamo, emergiamo sostanzialmente da un mondo di scimmie, di animali, però nonostante questo nel corso dell'evoluzione noi abbiamo sviluppato sicuramente un aspetto molto particolare che è il rapporto con la morte. E qui mi piace citare De Martino, che mette sostanzialmente in evidenza come l'uomo abbia, lui lo fa ovviamente con esempi etnografici, ma noi lo vediamo da almeno 200.000 anni fa, cioè dalle prime testimonianze sulle pratiche e sui rituali funerari, che sono molto più antichi di quanto si possa immaginare, probabilmente anche oltre i 200.000 anni. Sostanzialmente noi abbiamo la necessità di gestire culturalmente un fatto che è assolutamente naturale. La morte è un fatto naturale, un fatto necessario, per così dire, per la prosecuzione delle specie, per mantenere il ritmo evolutivo, però noi riteniamo di avere un posto centrale all'interno del mondo vivente, e quindi di avere anche un destino oltre, oltre la vita, una vita diciamo ultraterrena in cui ognuno di noi si proietta insomma secondo i propri convincimenti. Queste riflessioni che portano al fatto di considerare lo scheletro e ciò che si conserva dello scheletro come frutto di un processo di decomposizione, quindi con sostanzialmente minerali, quindi idrossiapatite e parti organiche, dall'altra parte sappiamo bene tutti quanta nel processo proprio di decomposizione quanta carica simbolica ci sia. Non entro nel merito della differenza tra accelerare il processo di decomposizione artificialmente o invece esattamente l'opposto, cioè di preservare come avviene appunto nelle mummie. Ora ci sono stati dei punti, secondo me, che volevo sottolineare in questo contesto, di un interesse verso anche da parte ovviamente dell'Associazione Antropologica Italiana su questi temi. Noi nel 2010 assieme a Jacopo Moggi organizzammo un convegno ad Asti sul tema delle collezioni scheletriche, questo perché questo è il tema diciamo delle collezioni scheletriche, per noi antropologi è un tema molto rilevante, sia per l'aspetto della consistenza, noi non sappiamo qual è il nostro patrimonio sostanzialmente, sia per la diversificazione che vedremo tra poco, la tipologia dei resti umani è veramente molto variabile. E il forum, questo era il 2010, il forum nel 2011 sulla restituzione dei resti umani legato alla richiesta da parte del governo australiano al museo, alla sezione di antropologia ed etnologia del Museo di Storia Naturale di Firenze, di restituzione appunto dei resti umani di origine australiana, un convegno molto interessante nel 2016 organizzato da antropologi culturali e storici, c'era anche Termo nel comitato appunto scientifico, sul tema della storia dell'acquisizione delle collezioni, sul tema del appunto repatriation. E poi vi cito soltanto un aspetto diciamo adesso collateralmente per il momento sulla restituzione e il seppellimento dei resti umani del cimitero ebraico di Bologna, scavato recentemente da parte della sovrintendenza. Qui ci sono citate la dottoressa Curina e Valentina Di Stefano, con cui abbiamo così diciamo, ci siamo un po' barcamenati in questa avventura, disavventura per così dire. E ora ci sono tre punti secondo me importanti che vanno sottolineati. Allora, la prima è proprio la tipologia delle collezioni e delle istituzioni che sono coinvolte nella gestione e nello studio delle collezioni scheletriche. La definizione di patrimonio e bene culturale, perché qui finché non ci si accorda su che cosa i resti scheletrici, in quale categoria diciamo rientrino, è un po' complicato la loro definizione, quindi tutela, gestione, studi, eccetera. Le leggi ovviamente dello Stato riguardo ai beni culturali e degli aspetti legati ai diritti insomma, di comunità che riconoscono e rivendicano una propria
identità, che sia etnica, appunto religiosa, con tutti i problemi che sono stati già citati di legittimità nella ricerca scientifica, problemi di ordine etico-religioso, di tutela, accessibilità, conservazione del patrimonio. Ora qui velocemente la maggior parte dei resti umani, perlomeno nel territorio italiano, insomma ci riferiamo a resti di ambito archeologico, tra appunto reperti pleistocenici e olocenici, gli olocenici ovviamente sono quelli più consistenti, un grosso blocco di reperti scheletrici è quello delle cosiddette collezioni scheletriche moderne documentate, che fanno parte delle, diciamo, sono state raccolte in Italia quando l'antropologia si è formata, a partire sostanzialmente dalla seconda metà dell'Ottocento, collezioni che sono state acquisite, questo vale la pena dirlo, per l'Italia non illegalmente o attraverso stermini, genocidi, violazioni, eccetera, ma acquisite come si poteva allora, attraverso scambi, missioni scientifiche, esumazioni cimiteriali. E badate bene che queste sono collezioni molto rilevanti, perché intanto vabbè, ci parlano un po' dell'inizio della storia dell'antropologia sullo studio della variabilità scheletrica in chiave classificatoria, gerarchica, ma oggi queste collezioni sono un patrimonio straordinario per noi antropologi e per coloro che sono interessati allo studio della variabilità scheletrica, perché ci forniscono dati fondamentali anche in chiave evolutiva e in chiave anche di forense, perché di fatto noi attraverso questi riusciamo anche a ricostruire reperti ignoti. Queste collezioni, molte di queste sono documentate, noi abbiamo l'età, il sesso, la causa di morte, cioè quindi veramente un patrimonio straordinario, sconosciuto. E le reliquie dei santi e i resti umani in ambito religioso, questo è un altro settore molto interessante, che possono avere scopo devozionale, ornamentale, insomma sono comunque legate a edifici sacri, luoghi di culto, ovviamente anche Contridaria, insomma un settore molto interessante. I resti umani al confine tra indagini archeologiche e contesti giudiziari, qui c'è Franco Nicolis che ne parlerà, sui corpi appunto congelati della Grande Guerra, grazie al disgelo, grazie ai cambiamenti climatici, emerge una realtà del tutto nuova che è al confine tra archeologia e contesto giudiziario, fino al contesto forense vero e proprio, in cui c'è un limite convenzionale che è quello della conclusione della Seconda Guerra Mondiale, cioè in assenza di eredi sostanzialmente, per decidere in che settore diciamo far ricadere la gestione e lo studio di questi resti. Le istituzioni che sono coinvolte in questi per la gestione di queste collezioni in realtà sono molto varie, prevalentemente certamente il MIBAC con le sovrintendenze, i poli museali, ma anche il MIUR, i musei universitari, i musei scientifici universitari, la Chiesa Cattolica, l'autorità giudiziaria, le forze dell'ordine, le ASL, ci sono anche recentemente il Rizzoli a Bologna sta collezionando una serie di scheletri a scopo didattico, espositivo, per fare un piccolo museo. Ora, l'altro tema è quello della definizione del patrimonio e del bene culturale. Non voglio farla troppo lunga, però insomma patrimonio significa qualcosa che è posseduto, diciamo, da qualcuno e che, per quel che riguarda i beni culturali, è soggetto a un valore, cioè viene attribuito un valore economico, è regolamentato e normato in qualche modo. La prima legge sui beni culturali è la legge Bottai, che con un'influenza crociana, per così dire, separava in maniera molto netta ciò che è artistico e storico da ciò che è naturale. Di questo devo dire, credo che ne risentiamo ancora in qualche modo, per cui ci sono le cose potevano essere esposte, avevano un significato culturale se avevano anche un valore estetico, e in questo ricade anche il tema dello scheletro, perché se è pur vero che c'è un aspetto legato sicuramente di ordine etico-religioso, ma c'è anche l'aspetto legato al come lo scheletro si forma attraverso un processo di decomposizione, di trasformazione che ha ovviamente, che può portare con sé anche aspetti di repulsione. E poi c'è la Commissione Franceschini del 1966, che forse è la prima che sostanzialmente parla di beni culturali, proprio per, diciamo, a partire da quelle due categorie concettuali, per cercare di costituire una
testimonianza, diciamo, bene culturale come testimonianza materiale avente valore appunto di civiltà. Siamo nel 66, sì. Voglio citare qui, gli antropologi qui presenti lo ricorderanno, il primo e per noi molto importante tema di valorizzazione, perché diciamo la verità, la valorizzazione dei resti scheletrici come documento è un fatto che per noi antropologi è una storia molto vecchia, in altri ambiti è una storia piuttosto recente, e il primo progetto del CNR, il progetto finalizzato dei beni culturali d'archivio biologico ed etnoantropologico, siamo appunto alla fine, tra, insomma, 1996-2000, è stato il primo progetto che ha voluto valorizzare lo scheletro come documento storico. E questo è un aspetto molto importante, perché di fatto all'interno del mondo archeologico, questa è una diciamo questione molto vecchia, per così dire, dibattuta, di cui poi il professor Dudè probabilmente, che è qui presente, ne parlerà. Cioè, il tema del contesto funerario è un tema che viene spesso scomposto erroneamente in metodi diversi, in competenze diverse, si perde invece il significato fondamentale, cioè il fatto che la sepoltura è legata a quella persona e il corredo è associato a quella persona. Ma è un aspetto questo che talvolta rischia di perdersi. Quindi questo del progetto finalizzato, secondo me, è un punto rilevante da ricordare, per come l'unico progetto che ha veramente tentato di valorizzare lo scheletro come documento culturale. E ha sicuramente anche influenzato poi la definitiva stesura del codice dei beni culturali, la prima legge organica, in cui nell'articolo 10, in realtà, se guardiamo, sono beni culturali quelli che presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, cose relative alla paleontologia, alla preistoria, alle prime civiltà. Non c'è nulla ovviamente che si riferisca direttamente al patrimonio biologico, se non attraverso le cosiddette raccolte dei musei. Cioè, è possibile che le collezioni scheletriche, che sono non solo inventariate ma anche catalogate, cioè che abbiano un numero di catalogo, essere considerate beni culturali, quindi rientrare all'interno della tutela che la legge offre, diciamo, ai beni culturali. Di fatto questo non è possibile per la maggior parte dei resti scheletrici che sono fuori da questo contesto, che non possono essere catalogati. Nessuno può catalogare un resto scheletrico, si può inventariare ma non catalogare, a meno che non sia già stato, e parliamo quindi delle collezioni che sono state acquisite con altre regole, in assenza, diciamo, di una del codice come quello appunto dei beni culturali, per cui siamo fuori dall'ambito dei beni culturali. La collezione Faro, che è convenzione Faro, che ha avuto il grande merito di definire un patrimonio, diciamo, più allargato, e quindi di mettere insieme, diciamo, di definire il patrimonio come qualcosa che vada al di là del luogo in cui ci si identifica, in cui si vive, o dell'appartenenza sociale o dell'affiliazione culturale. Anche qui non c'è riferimento specifico, diciamo, a queste ai resti umani. L'unica legge in Italia sostanzialmente è il regolamento di polizia mortuaria, che tutto sommato è una regolamentazione piuttosto restrittiva, cioè nel senso che prevale sempre la pietas rispetto agli aspetti di ordine di studio, valorizzazione, eccetera. E ci sono delle regolamentazioni molto precise, qui alcuni due articoli, diciamo, tra quelli più importanti, in cui sostanzialmente i resti umani seguono una trafila molto precisa. Ed è una trafila che parte dal sindaco fino all'autorità giudiziaria, fino al medico legale e così via. E anche per quel che riguarda la manipolazione dei resti umani nelle cosiddette sale anatomiche universitarie, che sono le uniche citate all'interno del regolamento, ci sono delle, diciamo, regole piuttosto stringenti sulla possibilità o meno di fare, diciamo, studio, ricerca e anche didattica su questi resti. Questo, in queste immagini, brevemente, il tema che non tratterò adesso nel dettaglio, però è un aspetto che mi tocca particolarmente perché è un evento che è successo nel 2017, della restituzione senza possibilità di alcuna, diciamo, contrattazione, per così dire,
sulla restituzione da parte di questi riseppellimenti, restituzione e riseppellimento ad opera appunto di questo gruppo, che è un gruppo che lavora diciamo attivamente israeliano, sono ultra rabbini, ultra ortodossi, che lavorano in prevalentemente negli Stati Uniti e nel Canada, e che ritengono la ricerca scientifica e archeologica sia una violazione, insomma, della legge ebraica. E quindi, senza entrare troppo nel dettaglio, buona parte di questi resti sono stati restituiti e reseppelliti. Voglio però anche sottolineare un aspetto molto importante, che questa pressione per la restituzione è stata subita in qualche modo anche dalla comunità ebraica locale di Bologna, con cui abbiamo avuto sempre ottimi rapporti. Avevamo un progetto di studio molto ben articolato, che diciamo è stato un po' scompaginato. Di fatto, invece, i resti, diciamo, che sono esteticamente belli e sono la cultura materiale, quella non è, essendo bene culturale, è, sì, essendo bene culturale, è stato possibile mantenerlo, mentre invece i resti umani sono stati restituiti. E questo è successo in molti paesi, in Europa, soprattutto in Spagna, in Gran Bretagna, hanno agito più o meno nello stesso modo, e anche in Israele stesso, anche per quel che riguarda resti neandertaliani. Quindi il tema della identità è un tema, diciamo, molto che affronta e si riferisce a molti, molti aspetti. E la legge ebraica appunto prevede l'inviolabilità, diciamo, dei cimiteri. I materiali scheletrici sono resti umani sacri, quindi rientrano, questo viene rafforzato dalla cosiddetta intesa, che è appunto la regola, che regola i rapporti tra lo Stato e l'Unione delle comunità ebraiche, anche il codice dei beni culturali stesso, che nei beni culturali di interesse archeologico rafforza la posizione appunto della sacralità degli oggetti o resti, diciamo, di qualunque natura essa siano, grazie al concordato con la Chiesa Cattolica e alle intese sottoscritte con le confessioni diverse. Qui vado velocemente perché sono stati già citati anche da altri, da Telmo Pievani poco fa. Il tema della restituzione è un tema che però ha avuto un impatto negli anni 90 molto importante anche sui rabbini ultraortodossi, che fino agli anni 60-70 sostanzialmente non intervenivano. Quindi questo aspetto anche della restituzione, della riconciliazione che le popolazioni native hanno attuato, cioè che i governi hanno attuato con le popolazioni native, ha aperto in qualche modo il varco per insistere su aspetti che non erano fino a quel momento considerati o non erano ritenuti così importanti. Qui ci sono un po' di esempi di restituzione invece per quel che riguarda l'Europa, e la mancata restituzione invece dei resti australiani e al Museo di Storia Naturale dell'Università di Firenze, in cui la commissione mista è riuscita a far valere i propri diritti, riconoscendo come inviolabili quelle collezioni, che peraltro sono state acquisite non attraverso genocidi legalmente, ma attraverso quelle regole che erano possibili al tempo. Questo è un caso molto recente del chiuso, che è quello del cranio di Villella Brigante, morto nel 1864, esposto al Museo Lombroso di Torino, dove è esposto ovviamente con un significato ben preciso, che è quello di sottolineare gli errori della scienza e non come museo degli orrori, come è stato diciamo ritenuto. Qui si mischiano insieme aspetti ideologici ma anche etnici, perché c'è una sorta di questione meridionale che riemerge, no, nella come se i calabresi facessero parte di un gruppo etnico, insomma, diverso. Conclusasi nel 2017, però qui ci sono ancora, in questo sito change.org, ancora delle firme che vengono raccolte per la chiusura e appoggiate peraltro anche dal sindaco Magistris. E quindi in conclusione, quello che volevo appunto sottolineare brevemente a chiusura è che ci sono degli aspetti nella politica della gestione dei resti umani che prima di tutto riguardano noi all'interno, cioè come noi ci poniamo di fronte, noi archeologi, antropologi, storici, antropologi culturali, come ci si pone di fronte a questi resti. C'è un problema di differenza, di istituzioni diverse, di responsabilità diverse, di ruolo, rappresentanza e rappresentatività delle comunità scientifiche, alcune più note e altre meno note, del dialogo tra
discipline diverse e all'interno delle stesse discipline anche regole di studio che anche noi all'interno, diciamo, dell'antropologia stiamo discutendo, e l'aspetto secondo me più rilevante è il valore che si attribuisce agli oggetti di studio, in cui qui si rientra nell'ambito della dicotomia crociana tra il bello e il non bello, che ha secondo me ancora un'influenza molto forte nei nostri studi. Infine, proprio a proposito del valore del bene culturale, c'è qui un po' di termini che si contrappongono, che secondo me sono così importanti da ricordare, che è l'archeologico verso l'antropologico, e questo è un qualcosa che ho già appunto accennato prima facendo riferimento ai contesti funerari. E noi stessi antropologi, cioè cosa riteniamo importante, i reperti fossili verso quelli recenti, cioè cos'è che deve essere, cos'è che è più importante, cos'è che deve essere conservato, studiato, le reliquie di santi rispetto ai comuni mortali e così via, fino a arrivare anche alla contrapposizione tra resti umani e resti animali. E infine l'altro aspetto è quello proprio del trasferimento alla società dei risultati del nostro lavoro, sia per riflettere sugli errori commessi, ma anche per allargare, in questo senso credo che anche l'antropologia, la paleantropologia abbia un ruolo molto importante per allargare il significato di comunità umana, che non è esclusivamente, diciamo, una piccola comunità legata dalla lingua o da altri aspetti che, diciamo, che condividiamo con altri individui, ma un patrimonio, diciamo, inteso biologico e culturale, inteso in senso molto più ampio. Grazie. Grazie a Giovanna Belcastro per aver declinato per noi la materia antropologica l'evoluzione stessa del concetto del bene culturale. Mi scuso con lei se ho dovuto sollecitarla, ma il tempo è tiranno, e invito Giovanna Safer dell'Università di Southampton per il suo intervento, Archaeology of Social Identity and Human Bioarchaeology. Prego, mi raccomando, i tempi. Thank you very much. I'd like to thank you for the invitation to be here. It's a great privilege and pleasure to be with you here in Pompeii. We've already heard this morning about how complex the human body is, and I want to add to this today in my discussion. I want to address two really fundamental questions. Let me bring up my presentation. So, as I said, I want to address two really fundamental questions. The first is, why is the body interesting? In other words, why is it important? My second question is, what can we do with it? And this is, on one hand, about what archaeologists can learn from the body, and in particular, what it can tell us about social identity in the past. And this is, of course, linked in some ways to methods of analysis. But I think, as we've already heard this morning, it's also about the wider significance of the body in society. I think we need to think about how bodies come to be how they are, and how we, as people, respond to them. So in order to move from the why to the what, and how this can lead us into understanding social identity, I think we have to understand the body as a particular kind of entity that embodies a series of tensions. And these tensions raise a number of conceptual challenges. Understanding and resolving the challenges creates possibilities for investigating the body, and I think for placing it at the center of archaeological practice. And I think it also challenges us very much to think about the kind of ethical questions that we've been discussing this morning. So I'm afraid I'm going to give you quite a theoretical talk, but the overall aim of my argument is actually quite simple. It is that the body must be at the center of archaeological endeavor. So I want to create an argument for a body-centric archaeology. So let's start off with my first question. Why is the body interesting? More specifically,
specifically, why are archaeological bodies interesting? And I think there are four key reasons for this. And as I say, each of these has particular complexities and challenges that are specific to it. So let's start off with my first reason why I think the body is interesting. So it is that if we want to study past people, and we want to tell stories about the past and engage the public with the past, then there's nothing closer than the physical remains of people themselves. They are literally the people of the past. But of course, at the same time, while we want to understand them as living people, they are dead. So there's a tension here. We engage in the privilege of studying the people of the past, but because they're not people, they're not living, we study and handle them as objects, as we've just heard. So this creates an ethical and ontological challenge for archaeologists in terms of where to place the body. Is it a person or an object? It places ethical and methodological obligations on us as archaeologists. We're studying people, not potsherds. The second reason why I think the body is interesting is that the body is always there. Whatever we study in archaeology, be it objects, food, architecture, iconography, the body is implicated. Bodies make news objects. Bodies need and eat food. Bodies move through space. Bodies draw and are represented in iconography. So the omnipresence of the body means it's always central to the investigation and understanding of human action. Whatever we're investigating, whether that is a burial, whether that is a domestic context, whatever, the body is there in some way. But we only have the physical remains of bodies in a relatively limited range of archaeological settings. So bodies again reveal an interesting kind of tension. They're always there, but they're not always physically present. So this is, I think, what's really epistemologically interesting and challenging about the Pompeii casts, which reveal the tension, if you like, between presence and absence in an incredibly dramatic way. So the archaeological challenge that emerges here is how to develop approaches for understanding the body that emerge both from different forms of material culture and that complement the study of physical bodies. In other words, how do we study bodies when they're present and absent? And how do we link the study of the physical body with the study of objects? My third reason why the body is interesting is that we all have a body. We have bodies just as people in the past had bodies. But of course, we are not them. And bodies are variable. Each body is unique, just as each living person is unique. Archaeological bodies also take different forms: skeletons, mummies, casts of bodies. There's therefore no such singular thing as the body. Yet, on the other hand, we all think we know what a body is, and we all share the experience of being in a body. So there's a tension here between similarity and difference. It is through the body that visitors to sites and museums come to identify with the past. And that's why archaeological bodies are so important. I remember yesterday I was at Ercolano. It was the most amazing experience. And I stood in front of the bodies, and you could not have had people more fascinated. Yet they were also kind of full of tension themselves and seeing these bodies. It was a very interesting kind of experience just to observe a visitor. So the similarity and difference of the body is simultaneously a point of entry to studying past bodies, but it's also a source of complexity, and it creates a tension and a challenge which is about the relationship between us today and them in the past. In other words, it confronts the relationship between the modern and the pre-modern. It's about the relationship between the past and the present.
So my fourth reason why the body is interesting. The body has a very particular and peculiar kind of materiality. It has distinctive material qualities. And a key aspect of this materiality is its both potential for and actual instability. As we all know when we see a body, but a body changes radically over time. So there's a tension between stability and instability that adds a temporal dimension to the body. And this creates a challenge about understanding how the body is deployed as an aspect of social identity. And I want to go into this stability and instability a bit more before I describe this challenge in more detail, because I think this is really critical to getting into social identity and also to understanding the very particular position of the body. So let's talk about stability and instability a little more. So in life, the body grows, matures, and senesces. So this picture up there, she grew up to be an archaeologist, but she doesn't look anything like the picture. At least I hope she doesn't anymore. Bodies are also physically affected by their interaction and engagement in the world. So here is an example of a femur that has responded through being continually worked upon by a cobbler or a shoemaker. Bodies also are transformed after death. They rot, they lose flesh, they can be deliberately transformed, cremation, they become preserved. There's a transformation of substance in the body. And bodies can also be turned into what we might call body facts rather than artifacts. And here you have an example of a Victorian memento mori where the hair of the deceased has been woven into an object. Now in all of these cases, we recognize these as bodies or parts of bodies. But so their bodiness, if you like, remains. But the kinds of transformation are very different. The bodies are unstable and they have the potential for continual transformation and elaboration in life and death, even though they're still bodies. So if I return to this, why is the body interesting? My fourth reason, the potential for instability lends the body particular power in terms of the construction and understanding of social identity, precisely because it can be manipulated in this way. So it becomes a key site and resource for social engagement. And the challenge then is understanding how this is deployed in different ways. In other words, how did people in the past use the body as a resource and draw on its instability to create social identities? This means not only considering how individuals come about as categories such as sex or age or gender, but how the potential of the body and its potential for change and alteration may allow different multiple categories to be created over the course of a lifetime or between different cultural groups. So now I want to turn to the second part of my talk, which is what can we do with the body? Now rather than focusing on any specific methodology, I want to do this by further exploring this stability-instability question. My aim here is to understand the principles that sit beneath how we can access the body as a kind of social resource. Because if we understand this tension between stability and instability and the particular material qualities of the body, then I think we can also attempt to resolve the other three tensions that I set out already. So for archaeology, the physical reality of the body within the archaeological record is particularly powerful because of the clear number of physiological changes that we can see. So while we cannot always see the flesh body in archaeology, we can detect
growth and degenerative change, and we can think about these as temporal metaphors for body changes observed in life. And we can think about how the physiological changes can be socially marked through life cycle rituals and how they're materially marked at particular ages. We can think about how the associations between artifacts and individuals may be used to create and manipulate individual identity. What's important here is that it's not the absolute age of people or the absolute physical change that's important, but the ways that people are recognized in relation to their bodies are resources for social identity. Now, of course, physiological changes to the body are often classed as biological, in that they're the almost inevitable consequences of aging. But I want to suggest that the instability of the body is not just the function of biology. It's also a developmental concern. Human development is related to the social world, as humans grow in an environment provided by the presence and activities of others. The ways that people understand the world are culturally specific, as they depend upon the specific practices in which they grow up. So this development changes the body in a physical way, contributing further to its instability. And this means that the body has contingency. It's not always going to grow and develop in the same way. So let me elaborate further here. In his famous essay in 1934 on the techniques of the body, Marcel Mauss pointed out that although the capacity to walk is universal, people in different cultures are brought up to walk in different ways. So learning to walk is not just expressive of social values imposed on the body, but is an acquired skill that develops in social settings in different ways. It's not possible to separate learning to walk from learning to walk in the approved manner of one's society. Anthropologists such as Christina Torren have made similar points in relation to child cognition and the ways that body manifests the phenomenology of learning. What I'm suggesting then is that the way that we create our bodies is an essentially linked to culture and the way that we live in society. And we cannot separate the mind and the body as different kinds of material phenomena, because the body and also the brain is the product of a relation to culture. Social traditions are thus incorporated into the body. The human body is a fundamentally material entity, and it has particular material qualities that are related to the substances of which it is formed. The body is plastic, so not only do bodies grow, but they grow in particular ways. We can think about these in bioarchaeology in a whole range of different kinds of approaches. I give you here on the slide just a few examples that illustrate the plasticity of the body. The underlying principle, though, is that once we have an understanding of the way in which the body can respond to the world, then we can consider how we access similarity and difference, as I suggested in the challenge earlier on. But we can also take this a little bit further. Objects are key to material practices, and social traditions are intimately connected to objects. So in the French anthropological tradition, Leroy Gourin's work on how the technique of doing things, in other words, the actions of bodies, are related to objects, illustrates this in a kind of classic way. So we can think about the potential ways that the material world is involved in literally creating the body. And this implies something of a challenge to traditional archaeological thinking. As archaeologists, we're really familiar with the idea that objects are created by people. But what if people were created by objects? So, for example, people make pots, and we consider the meanings that people put into material culture.
but we're less routinely aware of the ways that people are literally created by objects and of the material world's effect on the body. So let me give you just a very quick example from some work I did some years ago. I was very interested in gender, and I looked at the differences in the patterns of degenerative change in the spines of men and women in the Hebridean community in Scotland on the island of Ensay. And I found that this was related to the way that women were carrying these big baskets called creels on their, literally on the top of their bottoms. And it caused changes in the curvature of the spine and the distribution of weight down the spine. So the use of objects here was literally molding the body. So in this view, the material conditions of existence affect the body. They are material resources. We know that objects are related to social identity. Objects are creating the body. That we have a really complicated relationship between bodies. This is more than just environment and body. It's about material culture as part of that wider social environment and the body. So objects are not about passive symbolic representations or categorizations. They're not just who gets this in a mortuary context or who gets that other thing in a grave. It is about who is implicated and how they're implicated in the creation of the body. So imagining bodies in this view becomes a matter of tracing the means, the arrays of materials and practices involved in their construction of maintenance, and in sometimes their unraveling and disintegration. As Bruno Latour has said, the body is a hybrid. It is a quasi-object and quasi-subject. So the archaeological challenge here is about teasing out the relationship between the body's objects and practices. We cannot, in archaeology, make either objects or bodies alone do the explanatory work for us. We have to think about them working together. And this takes me to my final tension, the tension between person and object that sits in the study of the body. In order to address this, I think that archaeological analysis needs to focus on the transitions, the networks of mediation between different entities, between bodies and objects, and the way that they move backwards and forwards. Clearly, we're not going to be able to see all of the physical changes that occur in the body archaeologically, or to relate all of these to objects or specific material practices. But I do think that we need to think about the ways that they might be linked to human development, and to remove the disciplinary divide that leads us to suggest that bodies are sealed off from the world and that the development of the body is a purely biological process. So what I'm proposing here is not that we do anything radically methodologically different, rather that we reconceptualize what we're doing as a body-centric archaeology. It's not an archaeology of the body. It is an archaeology where the body sits at the heart of everything that we do. That we're not material culture specialists or anthropologists. We all work towards an archaeology of the body. And in this view, what we're seeing as archaeologists is not just a material entity that is the body, but we're studying the intersection between the body and the world. If we start to see this body as a focal point in a network of material practices, then we start to reconceptualize both its archaeological potential and, I think, the ethical and perhaps the ontological demands that it places upon us. And I think that this offers us new opportunities as well as obligations in the contextually sensitive study of the human body. Thank you. Grazie per l'intervento.
corpo è davvero veramente presente anche in, quando è assente nei contesti archeologici, ed è altrettanto vero che quanto l'uomo forgia oggetti sono poi gli stessi oggetti che creano porte, dei gusci, delle identità che condizionano non solo fisicamente l'apparire. La ringrazio e adesso passiamo al prossimo intervento, che è un intervento a due. Purtroppo Paolo Boccuccia non è potuto essere con noi oggi per motivi personali, quindi la relazione sarà tenuta solo da Paola Francesca Rossi del Parco Archeologico di Ostia Antica. Dal titolo, ci terrà una relazione dal titolo Materiali Sensibili, Situazione Legislativa e di Catania. Allora, buongiorno a tutti, io vado ad illustrarvi la situazione di presenza o forse se vogliamo dire anche assenza dei materiali antropologici all'interno del catalogo generale dei beni culturali organizzato e pubblicato dall'Istituto Centrale, l'Istituto Centrale Catalogo e Documentazione. Come probabilmente la maggior parte di voi saprà, il CCD si occupa di raccogliere dati anagrafici di base di varie categorie di beni culturali, quindi mobili e materiali, e quindi raccoglie questi dati secondo delle normative specifiche pensate per ogni categoria di beni, che si traducono in altrettante schede di catalogo. E anche i reperti antropologici hanno la loro scheda di catalogo. Hanno la loro scheda di catalogo, che è costituita da 24 campi informativi, di cui i 7 evidenziati sono i 7 campi, diciamo, più tecnici, quelli in cui il ricercatore può inserire i risultati delle proprie osservazioni, mentre gli altri campi sono quelli che sono, diciamo, un po' comuni a tutte le normative e cercano di ricostruire un pochino la storia del bene in esame. È importante sempre tenere presente e considerare che la scheda di catalogo non è e non deve essere sovrapponibile ad una scheda di laboratorio, è un'altra cosa, deve ripercorrere la storia, diciamo, del bene culturale e costituisce la base della sua tutela. Oggi nel SIGEC Web, cioè nel catalogo generale dei beni culturali, sono presenti 332 schede di catalogo relative ai reperti antropologici, e già come potete vedere dalla tabella c'è una grande eterogeneità, diciamo, di beni antropologici. Molto probabilmente alcuni di questi sono stati impropriamente catalogati con la scheda AT, e questo sarà sicuramente un argomento oggetto di attento esame nel prossimo futuro. Nello scorso anno abbiamo pensato di cominciare, diciamo così, il processo di aggiornamento della normativa per portarla dalla normativa 3.01 a 4.00 e uniformarla alle altre normative che sono state diciamo, andate avanti in questo periodo. Obiettivamente la scheda antropologica è stata lasciata un pochino indietro. E per fare questo è stato costituito un gruppo istituzionale di lavoro di cui fanno parte tutti gli antropologi del MIPAC. Sappiamo che dobbiamo integrare questo gruppo alla luce delle nuove emissioni in ruolo. Abbiamo dei rappresentanti delle SABAP o poli museali che non hanno un antropologo e hanno voluto designare un rappresentante, diciamo, dedicato a questi materiali, rappresentanti delle regioni e antropologi da alcune università. L'idea è che da questo gruppo istituzionale nascano dei gruppi tematici più piccoli, dedicati ciascuno ad un tema, diciamo, più specifico, per risolvere le problematiche, diciamo, relative a questi beni e aggiornare, diciamo, la normativa. Quali sono gli argomenti emersi, diciamo, durante questa prima discussione? Questo è uno schema, diciamo, molto sintetico. Sicuramente, e questo, diciamo, è già venuto fuori negli interventi che mi hanno preceduto, la prima cosa forse sarà definire esattamente che cos'è un bene antropologico.
Un altro aspetto estremamente importante è legato alla sperimentazione della scheda T, che purtroppo è un onere sicuramente che ricade sul ricercatore, anche perché va un po' a braccetto con la mancanza di risorse finanziarie, e quindi questo, diciamo, rappresenta un problema. Però la sperimentazione è importante soprattutto perché mette in luce quali sono quei materiali che sono, diciamo, difficili da catalogare, soprattutto per come è oggi concepita la scheda, e quindi che devono in qualche modo trovare un loro spazio. Allora, in sintesi, diciamo, questi sono alcuni dei casi normali che un antropologo si trova, diciamo, con cui un antropologo si trova ad avere a che fare quotidianamente, ma i casi particolari possono essere per esempio quelli che sono stati sottolineati dal sistema museale di Ateneo di Torino, che gestisce il Museo Lombroso e il Museo di Anatomia Umana, e tra i vari molti beni che deve gestire in questi musei possiede questi armadi pieni di vetrini con preparati istologici, oppure intere collezioni di crani o collezioni di preparati a secco, per esempio cervelli. Per tutti questi beni è impensabile, diciamo, riempire una scheda di catalogo, diciamo, per il singolo bene, quindi bisogna prevedere all'interno della scheda una sezione collezioni, diciamo. Questo non preoccupa più di tanto l'ICCD, in quanto nella scheda beni naturalistici è già presente qualcosa di simile, infatti si possono catalogare per esempio le schede entomologiche senza entrare nel merito dei singoli insetti che compongono la scatola, per cui, diciamo, una soluzione sicuramente si può trovare. Non potevano mancare i calchi del Parco Archeologico di Pompei, che rappresentano anch'essi un caso particolare, un caso difficile, essendo un insieme composito, un manufatto dell'uomo in cui ancora sono presenti delle tracce di sono presenti le ossa, e insomma, e quindi anche questi vanno in qualche modo inseriti all'interno della scheda. Abbiamo avuto, dopo la prima riunione, un momento di stand-by in ICCD, ma non solamente per l'aggiornamento della normativa T, un po' su tutti i progetti in corso, dovuto semplicemente al cambio di direzione. E attualmente questo problema è risolto, si è insediato il nuovo direttore, il quale ha, l'architetto Pierrozzi, una particolare sensibilità verso i resti antropologici, e mi ha chiesto innanzitutto di riprendere i lavori sulla scheda T, e si propone di farsi promotore di altri progetti riguardo a questi nostri beni antropologici, e quindi, insomma, in un futuro speriamo di avere avere novità, diciamo, da portarvi. Una piccola parentesi per diciamo, portare alla vostra attenzione che oggi i beni culturali si avvalgono di uno strumento estremamente utile ai fini della valorizzazione del patrimonio informativo, che sono i dati aperti. I dati aperti hanno questa caratteristica di essere molto facilmente trasmissibili, sono molto accessibili, sono interoperabili e sono riutilizzabili. Ovviamente per l'utilizzo dei dati aperti è necessaria un cambio proprio di un cambiamento di mentalità, perché è necessario passare da una cosiddetta logica silos di immagazzinamento di dati ad una logica che invece funziona ad ecosistemi, in cui i nuclei di dati sono connessi tra loro da queste interconnessioni, da archi, eccetera. Il risultato dell'utilizzo di questi dati è la produzione, diciamo, di queste data cloud, di cui possiamo vedere l'evoluzione negli anni a partire dal 2007 al 2014, evoluzione, diciamo, che consiste in un aumento di complessità, no? Dovuto essenzialmente
all'aumento dell'emissione dei dati all'interno di questo sistema. E, i centri, diciamo, i punti cerchiati sono i dati stessi, che sono, come si può vedere, collegati da archi in modo da essere interconnessi. E questa è la data, l'ultima data cloud dell'agosto del 2017. Ora, parlando di interconnessioni, io riporterei tutto alla scienza e vi ringrazio per l'attenzione. Ringrazio il dottoressa per il suo intervento e, d'accordo con l'organizzazione, rimandiamo la discussione di questo primo blocco di interventi alla seconda parte della mattinata, e poi vado a dare spazio al piccolo rinfresco che c'è ora, un piccolo coffee break.